Roma, 19 settembre 2023, all'indomani della svolta repressiva in materia di immigrazione. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega la politica del governo di contenimento degli arrivi e del numero delle presenze. Intanto Francia avvia la costruzione di un centro di identificazione al confine con Liguria e mobilita risorse antiterrorismo. Riepilogo: l'esecutivo allunga a 18 mesi la durata massima di permanenza nei centri per il rimpatrio. E per farlo deve trovare strutture idonee. Ce lo chiede l'Europa. Attualmente in Italia, ha precisato il ministro dell'Interno, sono 10, di cui uno inattivo per manutenzione. Secondo il ministro non c'è alcun problema con la dignità delle persone che saranno ospitate nei centri. La soluzione CPR non è niente di particolarmente complicato dal punto di vista del rispetto delle persone, assicura. Poi certo è chiaro che la norma da sola non basterà, ma sarà accompagnata da un piano. Piano che non sarebbe per il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga. Nel CPR ci sono tutte persone che hanno precedenti penali. Questa è l'esperienza di Gradisca di Isonzo. Vogliamo lasciare persone imputate reati come la violenza privata e lo spaccio droga liberi andare dove vogliono invece rimpatriarli. Virgolette. Per fermare gli sbarchi, dice il ministro Piantedosi, resta sul tavolo l'opzione del blocco navale, come prevedeva originariamente la missione Sofia, che si era fermata a uno step intermedio, quello del salvataggio in mare, che aveva finito per funzionare da pull factor con ben 44.000 migranti salvati. Il ministro Piantedosi è apparso tranquillo sui rapporti con la Francia, che nei giorni scorsi ha escluso l'accoglienza dei migranti provenienti da Lampedusa. Il suo omologo francese, Gérald Darmanin, secondo il ministro italiano, è concentrato sulla consapevolezza che l'Italia va aiutata nella gestione degli arrivi. Lo dice la Francia per dire che non è questo il metodo con cui intende farsi carico del sistema europeo. Anche per noi la questione non è la distribuzione. Serve una politica europea di contenimento delle partenze. Nel frattempo, però, Parigi è in lockdown. Il governo francese sta avviando la costruzione di un centro identificazione alla frontiera, sul versante transalpino del confine Ponte San Ludovico. A 20 miglia qui le autorità valuteranno la posizione giuridica dei migranti e le eventuali richieste asilo. La zona è stata sorvolata questa mattina anche da un elicottero. Anche il governo francese sta ricorrendo a misure antiterrorismo. Nel centro vacanze Sospel, sul versante francese della Val Roya, si trovano veicoli con la scritta Mission Vigipirate, che fa riferimento ad un piano di sicurezza ideato nel 1978 dall'allora presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing. Intanto non diminuisce la tensione nei porti siciliani dove sbarcano i migranti. Nella Lampedusa vuotata, che era quasi crollata, le persone sono state TR.